Ameria Radio presenta Il pianoforte. Buonasera e benvenuti a Il pianoforte. Questa sera ascolteremo tre capolavori di Ludwig van Beethoven. Iniziamo con la prima sonata, esattamente l'opera 2 numero 3, che caratterizza i primi anni viennesi di Beethoven, e che contraddistinguono questo periodo per questa grande attività, intensissima e frenetica attività musicale, con accavallarsi di concerti pubblici, accademie private e molti impegni mondani a ritmo molto molto serrato. Tutta la buona società e in genere i dilettanti di musica della capitale asburgica erano rimasti affascinati dalla potente originalità del musicista di Bonn, il quale per suo conto si dimostrava particolarmente abile nel promuovere la sua immagine di bel tenebroso, capace di colpi di testa a dir poco bruschi, come quando, presentando in pubblico appunto le tre sonate opera 2, si rifiutò categoricamente di considerarle frutto dell'insegnamento di Haydn, dichiarando che da lui non aveva imparato un bel niente. Ascoltiamo dunque di Ludwig van Beethoven la sonata in Do maggiore, opera 2, numero 3, nei movimenti allegro con brio, adagio, scherzo, allegro assai, al pianoforte Yves Nat.
Thank you.
Thank you.
Il programma prosegue con la sonata in Mi bemolle maggiore, opera 81, L'Esaudier. La sonata fu composta durante l'occupazione di Vienna da parte delle truppe francesi. E il 4 maggio 1809 la corte lasciò la capitale e Beethoven annotò la data insieme con i primi abbozzi della sonata già completi delle parole Abschied, Abwesenheit e Ankunft, cioè congedo, assenza, arrivo, ritorno. E con il motto Lebewohl, che significa addio, ma letteralmente vivete bene. Sui tre bicordi dell'inizio, nel manoscritto definitivo, il primo tempo venne poi intitolato Das Lebewohl e l'ultimo Das Wiedersehen, il rivedersi. I francesi lasciarono Vienna il 20 novembre e il 30 gennaio 1810 si ebbe il ritorno della corte. La sonata fu pubblicata nel gennaio del 1811 a Londra e nel luglio uscì l'edizione di Lipsia con il numero d'opera 81 e la dedica all'arciduca Rodolfo, allievo e protettore di Beethoven. Poiché l'editore lipsiense aveva pubblicato copie con il titolo in tedesco e copie con il titolo in francese, Beethoven protestò il 9 ottobre 1811, dicendo: vedo che ha fatto incidere altri esemplari col titolo francese. E perché? Lebewohl è tutt'altra cosa che l'Esaudier. Il primo non si dice di cuore che ad una persona, l'altro a un'intera riunione, ad intere città. Ascoltiamo dunque la sonata L'Esaudier. Nei movimenti adagio allegro, l'esaudier, andante espressivo, l'absence, vivacissimamente, le retour. Al pianoforte, Yves Nat. Thank you.
L'ultima sonata in programma è appunto la sonata in Do maggiore, opera 53, la famosissima Waldstein, pubblicata nel maggio 1805, e la sonata opera 53 fu scritta da Beethoven nel 1804, quasi contemporaneamente ad un'altra grande sonata, l'opera 57, la celebre Appassionata. E anche l'opera 53 non è sfuggita ai consueti nomignoli che da sempre affliggono i capolavori beethoveniani, in particolare sulla giustificazione del nomignolo Aurora, apocrifo e anonimo, si sono prodotti con esiti dubbi, commentatori e studiosi anche di sicura importanza. L'altro nomignolo di Waldstein Sonata è fortunatamente più neutro, deve invece la sua origine al dedicatario, cioè il conte Waldstein, protettore del compositore negli anni giovanili di Bonn. Entrambe le sonate sono peraltro opere gemelle, costituiscono infatti due diverse applicazioni dei medesimi principi, nonché dei veri e propri punti di arrivo, sia pure con contenuti del tutto diversi, brillanti per l'opera 53 e drammatici per l'opera 57. Ascoltiamo dunque la sonata in Do maggiore, opera 53, Waldstein, nei movimenti Allegro con brio, introduzione adagio molto, rondò allegretto moderato, al pianoforte Yves Nat. Thank you.
Ameria Radio ha presentato Il Pianoforte.